Ok, lasciami pensare ad un animale. Ok, ho trovato, mi potresti trovare l'immagine di un cane. Ok, il tempo è finito. Mostrami la carta che hai scelto. Fabbrici, un talento traicidario. Non è più che su Taici. Non so più qual è il problema. I bimbi autistici esplorano anche quando noi non ce ne accorgiamo. Quando noi siamo girati di spalle, loro già sono lì ad esplorare qualsiasi cosa è davanti ai loro occhi. Così è stato per il robottino. Marco è stato spinto da una forte curiosità, perché un essere che fino a poco tempo fa era un semplice giocattolo che lui muoveva, adesso invece il robottino si muove verso di lui, quindi la curiosità, la novità è stata per lui fonte di attenzione che nei bambini autistici spesso è deficitaria. Detto dice proprio una carta ti dicevo che questo deve essere il sul tavolo. Il robot, durante la seduta di terapia assieme alle terapiste con il bambino, mantiene e registra una serie di informazioni, di metriche, come ad esempio quante volte il bambino lo guarda negli occhi, per quanto tempo ad esempio il bambino ride e tantissime altre metriche. Queste informazioni, che sono delle informazioni oggettive che possono essere difficilmente memorizzate, immagazzinate da una terapista, possono essere con facilità messe a disposizione delle famiglie dei terapisti dal robot e da un sistema informatico che c'è dietro, per poi rendere una terapia personalizzata per ogni bambino e inoltre mantenere traccia dell'evoluzione del bambino. Pensare ad un animale. Ok, ho trovato. Mi potresti mostrarmi la carta che hai scelto? Ben fatto. Volemmo essere un passo avanti allo stato dell'arte per rendere l'interazione human robot interaction migliore e quindi umanizzare, se vogliamo dire, usare questo termine, l'interazione sociale fra il robot ed il bambino. Ogni ragazzo autistico ha una sua reazione, ha un suo immaginario, per cui è
È chiaro che l'idea, la vostra meraviglia nel vedere l'atteggiamento di uno rispetto all'altro, completamente diverso davanti alla presenza di questo nuovo gioco, è giustificato dal fatto che ognuno ha una sua, ha un suo modo di reagire agli stimoli esterni, per cui anche il robot potrebbe essere uno stimolo esterno da assimilare pian piano, gradualmente. Questo?